Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui di nuovo fuori ad insegnare la verità. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Bruka Kudash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala e anche a coloro che con sincerità cercano questa verità con diligenza. Shalom. Tenetevi forte, tenetevi duri, che il tempo si accorcia sempre di più verso la fine di questo regno qui e saremo fuori da questo regno malvagio. Perciò siate forti, fatevi coraggio, ok? La settimana scorsa siamo stati insieme, io e il fratello Halam, il fratello Jacob, e abbiamo fatto un video, ma purtroppo il video non ha avuto, l'abbiamo registrato senza audio, ok? E infatti volevo parlare di, come avevo accennato prima all'inizio, del coraggio di essere concentrato su questo regno che sta per arrivare, perché questo deve essere il nostro tutto, ok? Deve essere tutto quello che mettiamo nel nostro cuore. Dobbiamo essere focalizzati a questo regno. E vado a prendere dal libro di Primo Pietro. Libro di Primo Pietro, capitolo 5, versetto 6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, Yahweh, ok? Affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Dobbiamo umiliarvi, ok? Sotto la potente mano del Padre Yahweh, ok? È colui a cui dobbiamo fidare, non al nostro parere, ok? Tanto sappiamo che questo regno gestito dai malvagi sta arrivando alla propria fine, ok? Perciò dobbiamo umiliarci, dobbiamo essere concentrati verso questo regno che sta per arrivare. E vado avanti a leggere. Versetto 7 dice: gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Ok? Ognuna della nostra preoccupazione deve essere gettata sul Padre, ok? Tanti di noi cadremo per il marchio della bestia che sta arrivando perché abbiamo paura di perdere il lavoro, pensiamo troppo a che cosa mangeremo il giorno dopo, pensiamo al nuovo telefono, alla nuova tecnologia, pensiamo a come ci vestiremo. Tutte queste preoccupazioni sono delle preoccupazioni mondane che non portano a nulla. Cosa fanno? Fanno delle distrazioni. E come abbiamo sempre detto, come c'è scritto nel libro di Daniele 12, versetto 1, che poi lo prenderemo, arrivano dei giorni di cui, giorni potenti, giorni come non è mai stato dall'inizio della creazione, giorni di sofferenza, soprattutto per i figli di Yasharala, che sono i figli di Israele, ok? Arrivano quei giorni là. Perciò dobbiamo essere molto concentrati su delle cose che ci possono salvare. Se noi sprechiamo tutta la nostra energia concentrandoci su delle cose mondane, e quando arriveranno quei giorni saremo confusi, non sapremo cosa fare. Ok, leggo tutto dal versetto 6. Libro di Primo Pietro, capitolo 5, versetto 6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, Yahweh, affinché Egli vi innalza al suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione,
perché Egli ha cura di voi. Il Padre ha cura di ognuno di noi, ok? C'è il versetto che dice che Yahweh Shai spiegava ai suoi apostoli: guardate gli uccelli che volano, loro non pensano né di seminare né di raccogliere, non pensano a cosa devono mangiare domani, ma il Padre gli dà tutti da mangiare. Dobbiamo dare tutta la nostra fiducia al Padre, che Lui avrà cura di noi questi giorni, ok? Infatti l'inganno che Satana fa è quello di proporti diverse cose, di mettere diverse distrazioni davanti a te per non arrivare al tuo obiettivo. E sappiamo che i diavoli veri sono i così chiamati Caucaso, i così chiamati uomini bianchi, coloro che stanno governando questo regno oggi. Allora metteranno davanti a te diverse notizie per sviare proprio la tua concentrazione su altre cose, ok? Metteranno diverse cose davanti a te, diverse menzogne. È come è successo al nostro Salvatore Yahweh Shai. Ha digiunato per 40 giorni e 40 notti, ok? E alla fine del suo digiuno gli arriva il diavolo e gli dice: guarda, se tu ti inchini a me, se tu molli tutto quello che hai fatto finora, che è il tuo obiettivo, il regno da venire, io ti darò tutto questo. Guarda, l'ha fatto vedere diverse ricchezze di diversi regni. Ma Yahweh Shai non è caduto per queste cose qui, facendoci vedere un esempio di come dobbiamo comportarci anche noi. Ed è la stessa cosa, il diavolo mette davanti a noi diversi ostacoli, mette davanti a noi diverse illusioni, illusioni di ricchezza che non sono altro che le menzogne, ok? La vera ricchezza sta in questa verità che conosciamo, perché è questa verità che ti aiuta a guadagnare pace per arrivare nel regno che sarà gestito dal nostro Salvatore Yahweh Shai. E lì avremo pace, avremo tutta la ricchezza del mondo, avremo tutti i popoli sotto i nostri piedi, ok? Questa è la vera ricchezza, ok? Dunque noi spesso tendiamo a cadere per gli inganni, per le menzogne, per l'illusione di questo diavolo qui. Scusatemi che controllo un attimo se registra. Ok? Perciò dobbiamo essere, la parola in inglese è focus, ok? Concentrati e prepararci spiritualmente a quello che sta per arrivare. Versetto 8 dice, il primo libro di Pietro, capitolo 5, versetto 8 dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Non è quello che abbiamo appena detto? Ok, lo leggo di nuovo. Dice, versetto 8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Eh sì, il diavolo va attorno, ok? Cercando chi può divorare. E come vi avevo spiegato prima, il vero diavolo, c'è il diavolo spirituale e il diavolo fisico, ok? È il spirituale che lavora attraverso i lavori fisici, i diavoli fisici. E i così chiamati uomini bianchi sono i veri diavoli della terra adesso, ok? Non dico tutti, ma quelli proprio della stirpe di Esaù, tra di loro, perché maggior parte anche dei nostri fratelli che sono della casa di Yashar Allah si sono miscolati con questa stirpe, diventando come loro, ok? Ma sono sempre degli israeliti. Dunque il diavolo ogni giorno è sempre lì a lavorare, a tirare fuori nuova legge, nuove cose per sviarvi, nuove tecnologie che non c'entrano nulla, ok? Vi dà uno e vi prende 10, questo è il lavoro del diavolo, ok? False notizie in TV che prendono la vostra preoccupazione, vi mettono sotto paura e tutto il resto. E un uomo sotto paura è un uomo senza lo scudo, ok? Perciò questo è il lavoro del diavolo, ok? Lui ci inganna, mette delle illusioni davanti ai nostri occhi, cercando di sviarci a quello che è il nostro obiettivo, ok? Il nostro obiettivo è quello di raggiungere
il regno che sta arrivando, ok? E sarà il regno governato dal nostro Salvatore Yahweh Shai, il principe del pace, ok? Perché in questo regno qui non c'è pace, non c'è felicità, non c'è bene, c'è solo il male, ok? Perché è governato dai malvagi. Il libro di Salmi dice, quando i malvagi sono in potere, la gente soffre. E quando i giusti sono in potere, la gente è felice. E ora sappiamo dunque che i malvagi sono in potere, anche perché dalla profezia del libro di Daniele sappiamo, e anche dalla profezia del secondo libro di Esdra, sappiamo che verso la fine i malvagi saranno in potere, ok? Ora andiamo a prendere il libro di Filippi. Questo è il libro della lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 6, che dice: e la pace di Yahweh, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri nell'unto Yahweh Shai. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ok? Leggo di nuovo. E la pace di Yahweh, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri nell'unto Yahweh Shai. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Perciò l'oggetto dei nostri pensieri devono essere su questa verità qui, sulla speranza di quello che sta per arrivare, ok? E troveremo tutti questi... troveremo tutte queste caratteristiche, cose amabili, di buona fama, di virtù, di qualche lode, lode onorevoli, ok? Li troviamo nel nostro Salvatore Yahweh Shai, ok? Se lui non viene, noi non troveremo queste cose qui. Allora noi dobbiamo sperare nel suo ritorno. La nostra mente, i nostri pensieri non devono essere oltre di queste cose qui, ok? Perciò sperare nel ritorno della Mashiach e nel regno ad avvenire, perché se tu fai il contrario, se speri di qualche successo in questo regno, in questo mondo, non è possibile, perché intanto sappiamo che questo regno, questo mondo come la conosciamo, sarà distrutto per far spazio al prossimo regno di virtù, di cose amabili, di cose onorevoli. Allora lì saremo uomini onorevoli, ok? Ora siamo visti come in fondo, siamo visti come niente, siamo visti meno di un cane, ok? I così chiamati yasharelli, ok? Che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini. Siamo visti come niente, ok? Nel regno ad avvenire, lì saremo onorevoli, ok? Perciò vedete, infatti versetto 9 dice: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il potere Yahweh della pace sarà con voi. Questo è Yahweh Shai che dice, ripeto di nuovo questo versetto che è molto importante: le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il potere Yahweh della pace sarà con voi. E ciò è tutto quello che ho detto prima,
Yahweh Shai è venuto a risvegliarci della nostra vera identità come i figli dei poteri, i figli di Yashar Allah. È venuto a spiegarci che questo regno non è il nostro regno. Allora non dobbiamo sperare nelle cose di questo regno. Come avevo spiegato prima, è stato tentato dopo 40 giorni e notti di digiuno. Gli è stato promesso tutto, ok? E non ha accettato. È la stessa cosa che dobbiamo fare. I suoi passi dobbiamo prendere. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il potere Yahweh della pace sarà con voi, ok? Noi, Yahweh Shai non era qui per essere l'uomo più ricco. Yahweh Shai non era qui per essere lodato più di tutti gli altri. Anzi, si è messo sotto. Si è presentato come una pecora, ok? Lo hanno portato alla morte senza che lui pensa né A, né B, né C. È stato ucciso senza dire niente. Non è venuto qui a mostrarsi il grande, anche se aveva i poteri, aveva poteri supernaturali, faceva miracoli e robe varie, ma li faceva in umiltà, per compiere tutte le parole dette da lui e dagli altri profeti, ok? Non era qui per assicurarsi una villa grande, non era qui per assicurarsi 100 o 600 centuri di cavalieri con spade ad andare in giro con lui, no. Lui era qui solo a fare la volontà del Padre, quello che è stato mandato a fare, ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Proprio quello che abbiamo visto in Lui, che abbiamo udito da Lui attraverso le scritture, sono le cose che dobbiamo fare, ok? Dobbiamo uscire da questa mentalità che i malvagi hanno messo nella nostra testa fino al giorno d'oggi, che devi essere più ricco possibile, devi questo, devi l'altro, devi tutto, cioè, ti mettono paura, ti mettono confusione, ti mettono delle serie di cose che non c'entrano niente con la salvezza, ok? Perciò noi dobbiamo uscire da questo stato di pensare, ok? E dobbiamo sperare nel regno ad avvenire, che lì ci è stato promesso, ma molte cose molto importanti, ok? Ora andiamo a prendere un altro progetto. Questo è il libro di Salmi, capitolo 55, versetto 22. Getta sul Signore Yahweh il tuo affanno, ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Che non ho capito bene con questa versione, vediamo un'altra versione. Salmi 55:22 dice: rimetti nel Signore Yahweh il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà giammai che il giusto gaggia, ok? Il Padre non permetterà mai che un uomo giusto cade, in altre parole, ok? Non permetterà mai la caduta, ok? Non permetterà mai il male di un giusto. Chi sono i giusti? I figli di Yashar Allah sono i giusti, ok? E tra quei giusti, chi sono i veri giusti? Coloro che fanno la volontà del Padre. Allora se noi facciamo la volontà del Padre, non permetterà mai che il male ci venga, ok? Alcune cose possono succedere per farci imparare certe cose, per farci essere più forti, sia di spirito che anche fisicamente, ok? Ma il Padre non permetterà mai che un male maggiore, che un male succeda ai suoi, ok?
non cadranno mai nelle mani dei malvagi senza speranza, ok? Perciò coloro che rimettono il loro peso, coloro che rimettono il loro peso sulle ricchezze di questo mondo, sui governi di questo mondo, quando cederanno quelli, cosa faranno? Questa è una bella domanda da fargli. Quando queste cose cederanno, cosa faranno? Cosa faranno? Perché il Padre è colui a chi dobbiamo mettere e appoggiare tutti i nostri pesi, tutta la nostra speranza, i nostri pensieri. Il Padre ci farà avere tutte le cose che avremo bisogno, come provvede per gli uccelli, per gli animali, vedrà anche per noi nei quei giorni ad avvenire. Tutta questa lezione è una sorta di incoraggiamento per i giorni ad avvenire, perché i giorni ad avvenire sono giorni davvero cattivi, ok? Sono giorni davvero cattivi. E se non siamo preparati spiritualmente e mentalmente, e se non siamo focalizzati su questo regno, sulle parole del Padre, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, se non siamo focalizzati, cederemo, cadremo nelle trappole dell'avversario, come abbiamo letto prima nel primo libro di Pietro, ok? L'avversario sta lì, aspettando, cercando il momento giusto per tagliarti le gambe ed impedirti a non arrivare in questo regno qui. Cerca di ottenere la tua anima, ok? E i suoi complici fisici sono i così chiamati uomini bianchi, che prendono la legge, la girano. Le leggi del Padre, i comandamenti, sono stati là da anni infiniti. Non sono mai stati cambiati, rimangono così. Le leggi dei governi li cambiano ogni giorno, cavoli. Li cambiano ogni giorno di continuazione. Aggiungono, tolgono, aggiungono, aggiungono, tolgono. Tutto questo per far passare tutta la loro malvagità. E sono queste che volete vi fidare, che vi mettono le acque. Sapete cosa sono le acque, no? Non posso dire il termine, sapete cosa è, se no mi tolgono i video. Volete che vi mettono le acque dentro il sistema per curarvi, quando la vera cura sta nel Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai. Poi se andate a vedere la storia di questi uomini, non hanno mai fatto niente del vostro beneficio. E questo fate le ricerche da soli, perdonatemi, fate le ricerche da soli, fate le vostre ricerche e vedete che non hanno mai fatto niente al beneficio dell'umanità. Ora prendiamo un altro precetto. Questo è il libro di Isaia, capitolo 41 e versetto 13. Libro di Isaia, capitolo 41, versetto 13. Perché io, il Signore Yahweh, il tuo potere, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere. Io ti aiuto, ok? Il Padre qui ci sta incoraggiando, ci sta dicendo di non temere, ci terrà per la mano destra. E questi sono per i giorni ad avvenire, giorni davvero duri, pesanti e malvagi, giorni che non c'è scampo per il malvagio, giorni che non puoi prendere in giro nessuno, ma solo te stesso, ok? Giorni che la vita umana
varrà meno di un pezzo di pane. Sono i giorni a cui dobbiamo prepararci spiritualmente chiedendo la misericordia del Padre affinché ci possa aiutare a sopravvivere questi giorni qui. Se non mi credete, prima di leggere il libro di Isaia 41, vado anche a prendere il libro di Daniele. Questo è il libro di Daniele, capitolo 12. Leggo il versetto 1 che dice: in quel tempo sorgerà Michala, che è l'angelo Michele, ok? Che nell'antico ebraico sarebbe un Michala, chi è come il potere, vuol dire il grande capo, i difensori dei figli del tuo popolo. L'angelo Michele è un angelo da guerra, è un angelo molto potente, ok? Che combatte per la causa dei giusti, e i giusti sono i figli di Yasharala, ok? E dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, i difensori dei figli del tuo popolo. E lui, quando scenderà, scenderà assieme con Yahweh Shai. Questo lo possiamo trovare nel libro di Apocalisse, ok? Michele scenderà con Yahweh Shai, se non sbaglio è 13, no? Non penso. Penso 17, ok? 17-18, perdonatemi. Se sbaglio qualcuno può mettere il precetto. Dunque, quei giorni scenderà con Yahweh Shai, figlio del Padre, e non vengono ovviamente a fare festa con noi, vengono ad ammazzare, ok? Vengono a fare proprio i danni, danni impensabili, e tutti gli altri angeli, ok? E verranno attraverso i cari del Padre, che sono i così chiamati UFO, ma questo non è il punto che voglio fare. Continuiamo a leggere, e dice: vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. Ok, leggo di nuovo: vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. I cari fratelli e sorelle, siamo proprio all'inizio di quei tempi là. Stiamo passando dentro quei tempi là adesso. Come avete sentito, saranno tempi come mai dall'inizio che il Padre ha creato le nazioni. Saranno tempi davvero duri. Ecco perché vi mettiamo in guardia. Ok? Ecco perché vi mettiamo in guardia. Siamo stati mandati qui a predicare queste parole qui, perché la parola profezia vuol dire dire prima. Allora noi vi diciamo quello che succederà a breve, vi diciamo prima, ok? Ci saranno tempi come mai dall'inizio delle fondazioni delle nazioni, tempi di angoscia arrivano. Siate pronti spiritualmente e mentalmente, perché il libro di Isaia ci fa capire che la sapienza sarà la stabilità di quei tempi a coloro che seguono il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai, perché queste parole saranno quelle che ci faranno da conforto in quei giorni là. Queste parole saranno le cose che avremo, saranno la nostra speranza, ma coloro che non hanno queste parole non hanno altre speranze. O cedono al marchio della bestia e seguono il sistema, la bestia, ok? E spacciarsi proprio l'anima per nulla e verranno distrutti poi. O aggrapparsi a una cosa solida che è questa verità qui. Ecco perché il libro di Isaia dice:
che la conoscenza e sapienza sarà la stabilità dei loro tempi, ok? Spero di aver fatto questo punto e il motivo perché ho fatto tutta questa lezione qui è per mettervi in guardia. Arrivano questi giorni qui, ok? Chi non ha la verità non sopravviverà, ok? Non sopravvivrà. Ecco perché dobbiamo cercare il Padre ora mentre lo si può trovare. Che questi diavoli hanno dei piani fuori dalla nostra immaginazione, ok? Ora, tornando al libro di Isaia, capitolo 41, versetto 13, dice: perché io, il Signore Yahweh, il tuo potere, fortifico la tua mano destra e ti dico, non temere, io ti aiuto. Ok? Non temere, o Giacobbe, vermiciattolo, o residuo di Israele. Io ti aiuto, dice il Signore Yahweh, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Ok? Il Padre dice che sarà Lui a servire, a proteggerci da quei giorni là. E poi vedete, versetto 15, dice: ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li radurai in polvere e renderai le colline simili alla pula. Tu li ventilerai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà, ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai del Santo di Israele, Yahweh Hashem Yahweh Shai. Molti non capiscono cosa dice questo versetto qui, nemmeno le chiese. Grazie a Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai che ha dato questa conoscenza, iniziando dagli apostoli e anziani della Great Millstone GMS. Questo versetto, dal versetto 15 al versetto 16, parla che il Padre si renderà supernaturali. Come vedete i film là, di Superman, di eroi che fanno diverse cose, il Padre darà quel tipo di forza anche di più, fuori dalla nostra immaginazione. Dice: ecco, io faccio di te un erpice nuovo, ok? Di denti aguzzi. Denti rappresentano le armi, ok? Erpice nuovo, un macchinario. Allora quei giorni il Padre ci renderà super uomini, ok? E noi cosa dice? Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti. Ok, questi monti rappresentano poteri, ok? Infatti, quando fanno i summit, ok, c'è un incontro che fanno tutte le nazioni europee, no? Gestito dall'America, si chiama i summit, ok? Se voi andate alla radice di quella parola summit, vedete che significa montagna, monte, ok? Il summit, per esempio, dicono il summit del 2012, il summit del 2020, ok? Il summit rappresenta il potere, ok? Quando vedete questi monti, rappresenta potere e dice: ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li radurai in polvere e renderai le colline simili alla pula. Ok? Noi avremo potere di combattere contro eserciti, avremo potere di distruggere poteri di questo mondo qui, perché poi saremo degli armi nelle mani del Padre, ok? Anzi, volevo andare a profondo, ma non vado a profondo anche perché non ho internet. E la scrittura comunque ci fa capire, penso è nel libro di Amos, se non sbaglio. Qualcuno può rimetterò il versetto se mi ricordo. Dunque dice che
il cacciato diventa il cacciatore, ok? Perciò i figli di Israele che sono stati cacciati tutti questi anni, che sono in nulla della terra, diventeranno i cacciatori poi, ok? Per non spostare tutto. Allora, per avere tutte queste provvidenze dal Padre Yahweh, dobbiamo fare la sua volontà, ok? Questi poteri verranno dati a coloro che hanno mantenuto le parole di questo libro al meglio della loro capacità, ok? E noi stiamo pregando al Padre affinché possiamo essere degni di quel potere là. Preghiamo affinché possiamo essere degni di essere chiamati tra i suoi eletti. Questa è la nostra preghiera. Questo è quello che vogliamo. Ecco perché di questo mondo non ci interessa niente. Non ci interessa le carriere, non ci interessa la ricchezza di questo mondo qui. Non ci interessa nulla di questo mondo. A noi interessa solamente che arrivi il regno del Padre, ok, governato da suo figlio Yahweh Shai. Quello è il regno che staremo bene. Questo regno è finito, è niente, ok? Ora leggo libro di Matteo, capitolo 6, versetto 25. Il libro di Matteo, capitolo 6, versetto 25 dice: perciò io vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berete, né per il vostro corpo, di che cosa vi vestirete. Mi fermo lì un attimo. Queste sono le preoccupazioni del mondo, dunque. Queste sono le preoccupazioni di un bel 90% del mondo. Loro pensano a queste cose qui, a queste preoccupazioni. E tutte queste preoccupazioni sono legate al lavoro anche. Oh, se non ho lavoro, come faccio a vivere? Se non ho questo, come faccio a fare questo? Se non ho l'altro, come faccio a fare questo? Sono preoccupati delle cose mondane, perché loro appartengono a questo mondo qui. Noi invece non facciamo parte più di questo mondo. Pensiamo a cose spirituali, ok? Sappiamo che in questo mondo, questo regno non è la nostra dimora. La nostra dimora è quello che sta per arrivare, ok? E ci concentriamo su quelle cose lì. Ecco perché non ce ne frega nulla di queste cose qui. C'è anche la scrittura che dice: non accumulare le tue ricchezze dove i ladri possono rubare, dove le ricchezze possono essere corrotte, ma accumulali dove nessun ladro può arrivare, ok? Dove non possono essere corrotti. Questo è nel regno ad venire. E vado avanti. Non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito? Questa è una domanda. Guardate gli uccelli del cielo che se non seminano, non mietono, non raccolgono i granai. Il Padre vostro Yahweh li nutre. Ok? Questo è quello che ho detto prima. Guardiamo gli uccelli, non seminano, non raccolgono, ma il Padre li nutra, ok? Questo è lo stato d'animo che noi dobbiamo avere in questi ultimi giorni qui, in questi ultimi tempi qui. Questo è lo stato d'animo giusto da avere, ok? Mollare tutte le nostre preoccupazioni, i nostri pesi sul Padre Yahweh, ok? E dice: non valete voi molto più di loro? E chi di voi
può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora solo alla durata della sua vita? Mamma mia, è profonda questo. È profonda questo perché è proprio pazzia. Tutti vogliono essere più ricchi domani, più vogliono essere più grandi, che fino alla gente, la gente va anche a vendere l'anima per essere famosi e queste cose qui. Ma se il padre decide di toglierti la tua vita, il momento prossimo, tra un secondo, tra due giorni, tra un giorno, che cosa farai? Tu puoi vivere oltre quello? No, è vanità tutto questo. Vanità e pazzia, ok? Versetto 28. E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Yahweh veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che beremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. È quello che ho detto prima. I pagani, quelli che non hanno fede, che sono di questo mondo qui, che non c'entrano nulla per i padri, sono loro che si preoccupano di queste cose qui. Cose mondane, cose che gratificano la carne, la pelle. Ma a noi non ce ne frega niente di queste cose qui, ok? Le nostre speranze sono nel regno da venire. Siamo fuori da questo mondo, vivendo in questo mondo, ma siamo fuori. Non ci conta nulla le ricchezze, le carriere di questo mondo qui, perché intanto sappiamo che nel regno noi saremo sopra di tutti gli altri, ok? E coloro che ci hanno preso schiavi fino ad oggi saranno i nostri schiavi poi. Questo dice le scritture, questo dice il padre, Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Perciò smettetevi di preoccuparsi di cose mondane, perché in quei giorni, io vi ripeto, la vita umana non varrebbe neanche un mezzo panino, ok? La vita umana non valerebbe nemmeno un pezzo di panino. E dovete capire cosa succede nel mondo economico, dell'economia, ok? Inflazione, quando un paese stampa più soldi che ha bisogno, ci sono problemi, allora continuano a stampare soldi, mettendo basso la valuta dei soldi, ok? E incrementando proprio la valuta dei beni. È quello che sta passando Venezuela, Zimbabwe, altri tanti paesi stanno soffrendo queste cose qui. E questa cosa prima o poi arriverà anche in Europa, ok? Prima o poi arriverà anche in Europa. Allora, vorrei chiudere questa lezione leggendo un ultimo precetto nel libro di Salmi. Capitolo 37, versetto 23. Che dice? Questo è il libro di Salmi 37, versetto 23. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore Yahweh. Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto. Ed è quello che abbiamo detto prima. I passi degli onesti sono guidati, ok, dal Padre Yahweh. Se cadiamo, riprenderemo, saliremo di nuovo sui nostri piedi. Che dice? Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene, prendendolo per mano.
io sono stato giovane e sono anche... No, mi fermo lì. 23-24. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore Yahweh. Egli gradisce le sue vie, ok? Se cade non è però abbattuto, perché il Signore Yahweh le sostiene prendendolo per mano. Attraverso lo Spirito sappiamo che il Padre sta per noi, il Padre è con noi, nonostante tutta la nostra sofferenza in questo regno qui, nonostante essere visti come nulla, nonostante essere visti ma proprio meno di un animale. Il Padre sta con noi, il regno ad arrivare sarà nostro. Perciò, stiate fedeli, fratelli, stiate forti. I tempi che stanno per arrivare adesso, la carne non merita niente. Bisogna essere preparati nello spirito, ok? E coloro che avranno tutti questi beni dal Padre sono coloro che hanno mantenuto le sue parole. Come dice libro di Apocalisse, ok? Detto questo, spero che questa lezione è stata edificante, spero che sono riuscito a trasmettere un messaggio importante, che io lo ritengo un messaggio importante. Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, a coloro che affaticano affinché questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Il Padre non vi mollerà. Detto questo, shalom, alla prossima, shalom.